il corpo rischia di essere prevalentemente ignorato dallo studio psicanalitico, perché in realtà la psicanalisi è una disciplina che si rivolge alla mente e soprattutto è veicolata dalle parole, chiaro? Mentre il corpo ha un'espressione silenziosa. Noi ignoriamo l'esistenza del corpo fin quando il corpo non si ammala. E nel processo dell'invecchiamento invece il corpo si fa vivo e noi ci meravigliamo di avere un compagno così insistente e a volte anche così disturbante. Invece uno dei meccanismi, diciamo, utili per invecchiare bene è prendersi cura del proprio corpo, prevenirne il deterioramento eccessivo. Quindi il corpo, quando si segnala, in realtà poi ha un effetto, diciamo così, difficile, doloroso per la mente, che tende a, diciamo così, a ignorare la sua esistenza. Non solo, ma la mente stessa tende a usare il corpo come una via di scarico. Le malattie psicosomatiche, o le malattie appunto, sono malattie che derivano da uno scarico della mente che non riesce a contenere le emozioni e anche le sofferenze e finisce per scaricarle nel corpo. È chiaro quindi che per la psicanalisi il problema del corpo è un problema complesso. Naturalmente la psicanalisi se n'è anche occupata, c'è tutta una trattazione e modellizzazione delle malattie psicosomatici, diciamo così, da molti punti di vista, però l'incontro, diciamo così, tra la psicanalisi e il corpo è ancora qualcosa di problematico, anche perché secondo me noi non possediamo i mezzi attraverso cui nel lavoro clinico psicanalitico possiamo, diciamo così, seguire le intricate vicende tra corpo e mente. Noi abbiamo dei riscontri, ad esempio possiamo vedere che alcuni pazienti che vengono da noi con disturbi somatici, chiaro, possono migliorare nel corso del trattamento analitico. Io mi ricordo un paziente che ho avuto che aveva delle crisi di pancreatite, per cui aveva già deciso di farsi operare. La pancreatite è una malattia molto pericolosa che può essere mortale, e questo paziente aveva degli attacchi di pancreatite per cui era sotto cura da eminenti specialisti. Nel corso dell'analisi questi attacchi sono andati decrescendo fino a scomparire e abbiamo scoperto che gli attacchi di pancreatite venivano per il fatto che lui aveva un rapporto difficilissimo con una madre imperativa, intrusiva, aggressiva, che lo mettevano veramente in difficoltà. Quando lui si è allontanato dalla madre e è riuscito a ricostituirsi con un'identità più forte, questi attacchi di pancreatite sono scomparsi, e lui ha evitato l'operazione, perché questo tanto per dire che spesso i miglioramenti che si hanno in analisi sfuggono poi alla comprensione, perché voglio dire, in questo paziente il conflitto con la madre poteva trovare anche altre vie, semmai non potevano trovare via corporea, invece in questo caso c'era stata una via corporea. Di questi esempi io ne avrei alcuni da descrivere, ma tanto per dire che l'intrico è tale per cui, pur non potendo la psicanalisi capire veramente le complesse intersezioni tra corpo e la mente, però si vede con la pratica clinica che il corpo riesce a liberarsi dalle intrusioni, diciamo così, violente da parte della mente.